Salve, oggi parliamo di carne di maiale che faremo con peperoni, peperoni rossi e gialli, della cipolla tagliata molto grossolanamente e profumiamo il tutto con aceto di mele e miele. Io qui mi sono tagliato della fesa di maiale, la taglio a bocconcini abbastanza piccoli in modo che cuocia in 7-8 minuti. Eccolo qua, ho già posto al fuoco la padella con una noce di burro e un po' di olio extravergine di oliva. Do una piccola spolverata di farina alla carne, nel frattempo il nostro olio raggiunge la temperatura. Ora a fuoco piuttosto vivace li facciamo rosolare. Ecco, come avete visto, ho tagliato dei bocconcini molto piccoli. Perché? Perché il tempo nostro è abbastanza ristretto. Quindi, però, se voi lo volete, preferite più grossi, potete farlo. Ricordatevi però che abbiamo maggior tempo di cottura. Ecco, i nostri bocconcini, come vedete, sono ben rosolati. A questo punto abbassiamo il fuoco. Inseriamo la cipolla tagliata molto grossa, i peperoni rossi e gialli. Tostiamo leggermente il tutto. E facciamo rosolare. Ecco, ora mettiamo un goccio di brodo vegetale, un mezzo bicchiere di brodo, copriamo e a fuoco abbastanza basso lasciamo cuocere. Cuocere quanto? Beh, stando alla grossezza che io ho tagliato la carne, quando sono cotti i peperoni dovrebbe essere pronta anche la carne. Quindi 5-6 minuti massimali se sono tagliati bocconcini molto piccoli. Dovremmo essere pronti, infatti lo siamo, vedete? Guardate, il maiale si rompe solo toccandolo con il mestolo di legno. Ora facciamo altro che mettere un po' di miele. Quanto? Fate conto un cucchiaino da caffè ogni due persone massimali, non di più. Ecco. Lasciamo ancora caramellare il miele un istante. Ecco, vedete come sta lucidando la carne, i peperoni, i cipollotti. Bagniamo con un goccio d'aceto, con un po', fate conto, qui abbiamo 4 porzioni, un mezzo bicchiere d'aceto di mele. A questo punto alziamo il fuoco perché evapori in fretta e assieme al miele facciamo caramellare il tutto. Come vedete, il nostro maiale con peperoni eccetera si è caramellato. A questo punto spegniamo il fuoco e mettiamo il tutto nel nostro piatto di presentazione. Eccoci qua. Guardate come è caramellata il miele con l'aceto, eh? Mettiamo 2 foglie come guarnizione ed ecco che il nostro piatto è pronto. Questo è un ottimo piatto, direi invernale, però se noi lo serviamo tepido eccetera è buonissimo anche su un buffet freddo. Se dobbiamo fare un buffet, diciamo così, non deve essere messo in frigo, servito a temperatura ambiente, ma è ottimo.